Giù le mani dal pino, a Barletta nasce un movimento di protesta per dire no all'abbattimento del maestoso albero secolare che sorge in via Vittorio Veneto. Questa mattina un sit-in di protesta per invitare il comune ad intraprendere ogni strada possibile per salvare il gigante verde che domina la periferia della città. Il proprietario della villa adiacente al pino ne ha chiesto l'abbattimento per motivi di sicurezza e il giudice gli ha dato ragione. Ora è corsa contro il tempo per elaborare una perizia tecnica che possa ribaltare le conclusioni a cui è arrivato il CTU nominato dal magistrato. Ieri mattina abbiamo dato mandato ad un tecnico di Pescara di intervenire per una perizia di parte che pagheremo noi, perizia che paghiamo autotassandoci e poi eventualmente chiederemo ai cittadini di partecipare perché parliamo di un costo che si aggira sotto poco sotto i 2.000 euro. Ovviamente a noi serve perché ci aiuterà a stabilire la veridicità o meno della perizia del CTU. Quella della perizia avverrà il 5. I primi passi che abbiamo fatto sono stati attraverso la consulta. Il nostro presidente Massimiliano Vaccariello ha fatto richiesta di intervento alla soprintendenza affinché potesse dare un freno all'esecutività di questa procedura e fare chiarezza. Intanto noi oggi come Circolo Lega Ambiente inoltreremo una richiesta, ci auguriamo anche se tardiva ma efficace, al Comune, alla Regione, per conoscenza anche i Carabinieri Forestali, per poter dichiarare questo albero monumentale e quindi godere di come categoria protetta, insomma. Il sindaco Mino Cannito chiede scusa ai cittadini per la mancata costituzione in giudizio del comune, dovuta al ritardo con cui si è mossa la macchina burocratica che avrebbe dovuto redigere una relazione di supporto all'avvocatura comunale. In attesa della perizia tecnica che Legambiente si è impegnata a produrre, l'amministrazione ha temporaneamente sospeso l'abbattimento del pino secolare. Ho invitato Barsa a soprassedere all'abbattimento, che sarebbe dovuto avvenire entro il giorno 15, e quindi in attesa di ulteriori determinazioni che stiamo mettendo in campo per evitare che l'albero vada giù. Io ho chiesto scusa ai cittadini per quello che è accaduto, non dipendente dalla volontà politica ma da un errore o da una disattenzione amministrativa non politica, però siccome in questo caso l'amministrazione è responsabile, se ne chiede scusa, se ne fa carico, se ne chiede scusa. Ecco perché io ho firmato convintamente quella disposizione, assumendo una grandissima responsabilità che mi vedrà probabilmente protagonista di qualche denuncia o di qualche... però per quest'albero io vado avanti, sono disposto ad assumere tutte le responsabilità. Purtroppo c'è un provvedimento del magistrato che ormai non è più reclamabile, quindi è esecutivo a tutti gli effetti di legge. Quindi noi ci batteremo, ma voglio dire, tecnicamente, giuridicamente, abbiamo le mani legate. Abbiamo tentato anche con il ricorrente, ma siccome ritiene che questo pericolo sussista, ovviamente non è disponibile a fare un passo indietro. Ora vedremo gli esiti di questa perizia, ci inventeremo qualcosa per vedere di ritardare o quantomeno di limitare il danno. Abbiamo manifestato fin dall'inizio la disponibilità di essere a fianco delle associazioni e noi continueremo ancora a lavorare con il loro supporto, con le loro sollecitazioni e i loro suggerimenti. Però la nostra grande attenzione, la nostra grande sensibilità non può essere messa in dubbio, perché ci stiamo mettendo davvero tanta, tanta passione e tanto, tanto impegno per salvaguardare una città a cui teniamo tanto anche noi.